do ta ti da te da te da do ta ti da te da do do ta ti da te da te da do ta ti da te da do. Ciao amici, ciao bambini, benvenuti alla sesta puntata di Tele Marianna, la mia televisione. E allora bambini, anche oggi iniziamo subito con il laboratorio creativo e dopo aver fatto la giraffa, il serpentello e l'ape, oggi andiamo a fare la tartaruga. La bella tartaruga che cosa mangerà? Chi lo sa, chi lo sa? Due foglie di lattuga poi si riposerà. Che correva a testa in giù come un siluro, filava via, che mi sembrava un treno sulla ferrovia, ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò la tartaruga. D'allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno poco più in là, andando piano, lei trovò la felicità, un bosco di carote, un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. Nel mare va perché, ma perché, ma perché? Fa il bagno e poi s'asciuga dai tempi di Noè. He, 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 he. La tartaruga, lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è. Dietro una foglia lungo la via la perla, la felicità, un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. Vi è piaciuto il laboratorio della tartaruga? Mi raccomando bambini, fatevi aiutare dai genitori, soprattutto quando usate le forbici. E allora bambini, dopo il laboratorio creativo, voglio fare nuovamente il gioco di indovinare il titolo di un vecchio cartone animato. Quindi chiamate le mamme perché vi devono aiutare ad indovinare il titolo. Esatto! Bambini, come l'altra volta, io sento la canzone, la canticchio e voi dovete indovinare il titolo. Qui nella nostra classe abbiamo un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero pupazzi. Ragazze, state buoni, altrimenti la pagate, perché a noi piace far così, perciò non vi impicciate. Ogni giorno è sempre peggio con quei ragazzacci che durante le lezioni ci disturbano. Sono rozzi e impertinenti, proprio dei maschiacci. Ma cosa possiamo fare se non cambiano? Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Perché così non se ne può più. Sappiamo che non ti arrendi mai. Poi provi e riprovi finché ce la fai. Stop! Stop, 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 perché così altrimenti diventa troppo facile. Non è stato semplice provare a cantarla, però spero che voi abbiate indovinato e scrivete qui sotto nei commenti il titolo esatto di questo vecchio cartone animato. E allora bambini, dopo il nostro gioco musicale, prima di salutarci, vorrei leggervi una poesia. Una poesia che ha scritto una mia cara amica che si chiama Sara,
che ha scritto anche un libro di poesie che trovate anche su Amazon, e qui sotto nel primo commento vi lascerò il link per poterlo acquistare. E allora la poesia che vado a leggervi oggi appunto parla di voi bambini. L'amore dei bambini è un regalo prezioso. Ti svegliano la mattina con un abbraccio forte e affettuoso. Di corsa tutti insieme a fare colazione, la mamma e il papà cantano una canzone. Ed ecco che i bimbi iniziano a ballare, tutti a tavola, è l'ora di mangiare. Con energia si studia un po' per la scuola, l'alfabeto, le poesie e il tempo vola. Mamma e papà iniziano a cucinare e i bambini aiutano, perché non vedono l'ora di mangiare. Tra polpette, formaggi e verdurine fanno tutti il pieno di vitamine. Alla sera si gioca e si colora, gli adulti sembrano stanchi, ma i bimbi gridano ancora, ancora! Arriva la notte con le sue meravigliose stelle, la mamma prepara un bagno caldo con le paperelle. Intanto il papà, disorientato in cucina, mischia gli ingredienti per una buona minestrina. I bimbi pronti con il loro pigiamino siedono a tavola per riempire il pancino. Finisce la giornata con un cartone animato e il papà è il primo ad essersi addormentato. Presto, presto! Tutti a lavare i denti e poi dritti a letto per dormire sereni come un angioletto. L'amore dei bambini è un regalo prezioso. Ti danno la buonanotte con un abbraccio forte e affettuoso. E questa era la poesia dedicata ai bambini che ha scritto la mia amica Sara. Grazie Sara, era bellissima! E qui sotto nel primo commento vi lascio il link per acquistare il suo libro su Amazon. E allora bambini, la puntata volge al termine. E prima di salutarci, come ogni giorno, voglio farvi vedere le foto che mi hanno mandato le vostre mamme dei vostri lavoretti e dei vostri disegni. E questi sono la giraffa e il serpentello realizzati da Raffaele insieme alla sua mamma Silvia. Ciao Silvia e Raffaele, sono bellissimi! E ancora i due serpentelli realizzati da Emma e Matteo e la mamma Maria Paola. Ci seguono tutti i giorni e sono bravissimi. Grazie Matteo e grazie Emma. Ci sono ancora altri due serpentelli e questi li hanno fatti Angelica e Francesco insieme alla zia Federica. Ciao Angelica, ciao Francesco, grazie! E questa è l'ape che ha realizzato Manuel insieme alla sua mamma Roberta. Grazie Manuel, grazie Roberto, ciao! E queste sono invece le api che hanno fatto Melania e Lorenzo insieme alla mamma Valentina. Grazie Lorenzo e grazie Melania, ciao Valentina! E questo alle mie spalle è il disegno che ha realizzato Lorenzo. Bravissimo Lorenzo, continua così, grazie! E allora bambini, anche la sesta puntata volge al termine. Io vi ricordo di dire alle mamme di mandarmi su Messenger e su WhatsApp tutte le foto dei vostri disegni e dei vostri lavoretti. Domani e dopodomani, ovvero sabato e domenica, Tele Marianna si ferma un po'. Io vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo lunedì. Grazie bambini! E allora bambini, se vi è piaciuta questa puntata, dite alle vostre mamme di condividerla insieme agli altre amiche mamme su WhatsApp, su Messenger o di ricondividere questo video direttamente su Facebook. Io vi aspetto domani e vi mando un grosso bacio. Grazie!